Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Oggi abbiamo una special guest, abbiamo Sissi che voleva partecipare tantissimo al video in diretta e quindi ho deciso di accontentarla. Allora, cosa faremo oggi nel video in diretta? Le bacchette magiche! E sveli così quello che facciamo? Allora, oggi, ha ragione Sissi, faremo la scheda numero 16, quindi faremo le bacchette magiche. Vi ricordo che queste schede sono prese dal libro dei lavoretti creativi. Lo trovate su Amazon. Bravissima. E costa? Quanto? Un euro. No, sono un po' più di un euro. Costa 9,90 euro. Comunque, questo è il libro e questa è la scheda. Perché c'è qui con noi Sissi? Perché vuole farvi vedere quello che ha fatto per la festa del papà. Mamma, non devi anticipargli. Scusate, vuole farvi vedere una cosa che ha fatto lei di sua iniziativa. Intanto io inizio a colorare, che sennò sapete che si fa lunga la cosa. E mi ha chiesto mi aveva chiesto qualche giorno fa della gomma crepla e delle cose, è andata via e è ritornata facendo questa cosa. Quindi intanto che io coloro vi spiega cosa ha realizzato. Allora, intanto che mamma colora vi farò vedere questo. È topolino per la festa del papà, è un portamatite, vedete, un portapeno uguale. Ho usato la gomma crepla arancione perché non sapevo se mamma aveva la gomma crepla nera, io neanche ce l'avevo. Poi, allora, ho usato poi la gomma crepla gialla, anche quella l'ho presa da mamma, anche quella rossa. Quindi, scusa se ti interrompo un attimo, quindi tu hai tutta la tua gomma crepla che ti ha portato Santa Lucia e nonostante questo prendi quella di mamma? Quale gomma crepla che mi ha portato? Sì, gliela aveva mica portato, no? E dov'è finita? Ah, non lo so, è tua? Non è vero, ce l'avevi te nello studio. Vabbè, comunque ho preso la mia dello studio. E questo qui è Topolino. Fallo vedere, spiega bene cosa hai fatto. Allora. Ok, allora, ho iniziato prima a fare questo, la sua tutina, qui i suoi pantaloni. Allora, ho disegnato. Spiega come si usa la gomma crepla. Di cos'è la gomma crepla. La gomma crepla è questa qui, vedete? Una cosa glitterata oppure non glitterata. E può essere anche adesiva. Mamma, prendi quella adesiva. E sto colorando. Ah, è quella là, quella adesiva, quella che vi punto. Quindi può essere adesiva o non adesiva. E per fare il segno prima di tagliarla, cosa hai usato? L'ho disegnata. Perché la gomma crepla è facilissima da incidere, quindi vi basta una matita o uno stecchino di legno. Scusa mamma se ti interrompo, ma bisogna usare la colla a caldo. Io ho usato la colla a caldo che mi ha comprato mamma ed era bellissima. E com'è usare la colla a caldo? Divertente. Però? Però bisogna fare attenzione. Mia sorella un giorno si è scottata qua. Sì. Bisogna fare molta molta attenzione quando si usa la colla a caldo. Comunque continuiamo. Poi ho usato la gomma. Allora, poi ho disegnato, ok? Ho fatto i bottoncini. Poi ho tagliato i cosi qui. Un pochino. Cosi. Le gambe, sì, i pantaloncini, sì, di Topolino. Pantaloncino, sì. Poi ho usato gomma crepla arancione, questa qui glitterata. L'ho disegnata dalla parte qui. Lo coloro. Bravissimo. Dalla parte non glitterata, altrimenti non si vede dove ho fatto il segno. Poi ho fatto con la gomma crepla gialla le scarpette. Poi ho usato questi cartoncini. Della carta decorativa. Poi ci ho fatto gli occhi, la bocca. Ho usato questo portamatite di mamma, l'avevo tenuto sopra per un pochino perché per pensare cosa potevo farci. Ok, e niente, vi ricordo per chi si fosse sintonizzato in questo momento che stiamo vedendo come utilizzare la scheda numero 16 del libro dei lavoretti creativi Primavera e Pasqua. Stiamo facendo le bacchette magiche. Le bacchette magiche, perché
E vi volevo dire una cosa, vogliamo creare una magia. Una magia, sì, ma vediamo, vediamo se funziona. E, perché all'interno del libro, come dicevo le altre volte, ci sono 25 schede, ma ho pensato di fare anche dei giochi. Quindi, oltre alle classiche schede per fare dei lavoretti, ho pensato a delle schede che potessero essere tramutate in giochi. Mamma! Un attimo. Come ad esempio questa bacchetta magica. Dimmi. Scusa, ma perché tu dici collegarsi in questo momento? Scusa, stiamo facendo un video. Allora, sì, ma vedi quel numerino là sopra? Che loro no, non so se voi lo vedete, ma no, forse sì. Sì, è il numero di persone collegate. Vedi là sopra? Come fanno a collegarsi? Vedono che gli viene l'avviso che c'è il video in diretta e loro si collegano. Wow! Perché dovete sapere che oggi abbiamo fatto tutto una... Gli ho spiegato, ho fatto tutta una spiegazione. Guarda, mamma, si stanno collegando altre persone, viva! Esatto, sull'utilizzo corretto di YouTube, perché ogni tanto guardano i video di YouTube e quindi ho spiegato loro come funzionano e perché, insomma, quando erano piccole ho preferito non farle vedere, infatti diciamo che è il secondo video dove si vede. Senza maschera, in realtà non sono Super Sissi, è una maschera. Non sei Super Sissi? Era solo una maschera? Lo dici così? Scherzavo, sono Super Sissi. Perché se vi ricordate l'anno scorso, col fatto che le bambine erano a casa, abbiamo fatto diversi video in diretta, di cui uno dove rovesciavano tutto l'olio sulla mia cucina. Faceva ridere da morire, chi l'ha visto? Ho riso un sacco. Metteci un sacco di like per quel video. Ci ho messo 5 giorni. Ci ho messo 5 giorni a ripulire l'olio. Sì, dei pantaloni, penso. Anche la maglietta, sì. E basta. Nel frattempo vedo allora dei messaggi. Saluto Veronica, la ringrazio tantissimo che ci ha mandato 75 stelline. Vedi che c'è un messaggio. Vanda che mi dice che manda i saluti da Puerto Rico, perfetto, grazie mille Vanda. E Priscilla invece dal Brasile, wow, quindi siamo internazionali. Dimmi. No, pensava a una persona che conosce, no, una amica. Bambina che si chiama Veronica, no, non è quella Veronica lì. Oh, e anche Kira ci ha mandato altre 75 Kira. Stelline, sì, bellissimo nome, infatti, lo stavo pensando anch'io. Quindi grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo e soprattutto a quelle che ci stanno mandando tutte queste stelline. Ah, e lasciate un bel like per quello che stiamo facendo. E poi? E iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Ok, e poi? Devono comprare il libro. Mi raccomando, se ve lo dice Sissi. Perché dovete farlo, accontentate Sissi. Ecco. Altrimenti si arrabbia Sissi. Allora. Deve rifare la seconda ristampa, mamma, come io dormo da solo. Sì, ma anche questo sta andando molto, 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 molto bene. Guarda che c'è il papà poi che ti vede che non ti fa più fare i video, quindi fa la brava. Allora abbiamo quasi finito di colorare la nostra bacchetta magica. Video, è il tempo che facciamo vedere come fare queste cose. Sei già stufata? No. Ti piace? Sì. Ok. Sì, ho scoperto che mia figlia è un animale da palcoscenico. Allora, vedo che anche Maria Paola intanto ci ha scritto. Oh, che bello! Perfetto. A molti ecco piace il nostro video, evviva! Sì, perché poi devi sapere che Maria Paola è una bambina che si chiama Mia, che ha appena compiuto 4 anni. Wow. Ieri mi ha mandato le foto di quello che ha fatto con la sua bambina e quindi le abbiamo pubblicate sulla sono pagina. Sono contentissima, yeah! Da Julie. Allora, nel frattempo torniamo a noi e a quello che stiamo facendo. Mamma, posso avere questa bacchetta io? Sì, me la fai finire. Allora, stiamo facendo la scheda numero 16. Per chi si è collegato adesso. Esatto, il libro dei lavoretti creativi primavera e Pasqua. E abbiamo fatto le bacchette magiche. Come vedete però, queste bacchette sono su un foglio. Sì, allora, un attimo, vi consiglio di incollare la bacchetta su un cartoncino. E non ci sono le pagine. Sì, ci sono, pagina 45. Aspetta, 45. Che mi serve la colla. Perché voglio fare a scuola. Le maestre ci dicono cosa dobbiamo fare. Sì, però non lascialo stare adesso questo. No, perché uno mi serve tutto intero. Poi ti farò fare le schede. Dopo. Userò l'altro che non ti piaceva. Quello che non mi piaceva. Abbiamo fatto, come vi ho fatto vedere l'altra volta, prima di fare la copertina gialla avevo fatto la prova facendo la copertina bianca, ma non mi piaceva. E quindi alla fine ho dovuto rifare la copertina con il giallo, invece il risultato finale mi piace tantissimo. Ma andiamo avanti. Allora, quando
incollate le schede per renderle più resistenti a un cartoncino, ricordatevi di colorarle prima, perché se le colorate dopo che le avete incollate al cartoncino, possono crearsi dei grumi. Cosa sono i grumi? I grumi sono tipo delle no, escrescenze. La carta non è bella liscia, ma fa un... oh, non mi viene la parola... Fa brutto effetto. Sì, brava, fa brutto effetto. Yes, legge nella mente. Sei legge nella mente, che brava. C'è? Brava, brava. C'hai superpoteri? Sì, sono super sissi. Giusto, giusto. Hai allora, superpoteri. Adesso tra un po' avrai anche una bacchetta magica. Uh-huh. E quindi con questa scheda, con la scheda numero 16, potete fare due bacchette magiche, che adesso ve le faccio vedere. Mettiti giù. Cioè, divertendo parlare durante i video. Allora, questa è la prima cosa. Aspettate che vado in su che vedo altre. Grazie passaggi. Mamma, così almeno posso creare una festa. Priscilla intanto mi ha scritto. No, abbiamo fatto vedere quello che ha fatto Sissi per la festa del papà, tutto da sola con la gomma crepla e la colla a caldo ha creato questo astuccio. Mentre adesso sto facendo vedere come utilizzare la scheda numero 16. Per fortuna che papà non ha portato venerdì il suo regalo. Sì, perché lo doveva portare in ufficio, sì, solo che sì. non ha potuto portarlo oggi, lo porterà lunedì. Evviva! Spero che vi sia piaciuto. Ma certo che mi è piaciuto tantissimo. Adesso creiamo una festa per bimbi creativi. Sì, poi dopo c'è la festa della mamma, hai già pensato a cosa fare? A me è venuta un'idea bellissima. Ma non dirmela. Non te lo dico. Però lo dico a tutti i nostri fan. Mi fan. Allora, stai zitto un secondo? Sì. Ok, promesso? Sì. Allora, vi stavo spiegando che stiamo facendo queste bacchette magiche. Quindi con la scheda numero 16 ne potete fare mamma, due. Mamma, scusa se ti interrompo, ma... una... papà si è collegato? Non lo so. Una a forma di stella e una a forma di fiore. Tra l'altro un bambino mi ha mandato anche un lavoretto dove ho utilizzato la bacchetta magica invece che come bacchetta magica proprio come fiore. Queste sono le due bacchette che quindi possono essere utilizzate per giocare. Se volete, altra cosa, i bambini possono anche colorarla e disegnarla dietro, per cui possono tenerla così com'è oppure la possono colorare e disegnare anche sul retro. Quindi, per chi si fosse collegato in questo momento, faccio rivedere nuovamente. Allora, la scheda è stata presa dal libro dei lavoretti creativi Primavera e Pasqua, che so che voi su Facebook lo vedete al contrario, ma se andate su Amazon vedete la copertina. Ci sono 25 schede per Primavera e Pasqua e anche dei giochi, tipo questo qua, quindi come trasformare la scheda adesso in una bacchetta magica. Adesso il superpotere di farla stare zitta. No. Come no? Non funziona. Allora non funziona. Devi usare questa. Aspetta, proviamo a vedere se il superpotere. Dimmi la formula magica. Abracadabra, bidibi, bodibi, bu. Zitta. Vediamo se funziona. Allora. E Maride, forse non funziona la mia bacchetta magica. Vabbè. Niente, domani faremo un nuovo video in diretta dove vi farò vedere. Non funziona. Dove vi farò vedere la scheda numero 17. Il sole. Il sole. Sì, hai indovinato. Esatto, quindi domani faremo un lavoretto utilizzando questa scheda. La scheda numero 17. Mamma, il tablet si sta spegnendo. Sì, si sta scaricando la batteria, quindi dobbiamo proprio andarcene. Vi faccio rivedere il libro. Cercate su Amazon Irene Marzi Primavera e costa 9,90€ 25 schede per fare i lavoretti. A me è venuta già un'idea per la festa della mamma, però ci vorrà un sacco. Vediamo se riesco a farla stare zitta.